Lorenzo Biagiarelli, lo chef colpito dalla ex. Lite pubblica pazzesca. I fan senza parole. Di certo a lascito di stucco i fan e i telespettatori di È sempre mezzogiorno la mancanza, anche a questo giro, di Lorenzo Biagiarelli. Lo chef è infatti stato a fianco per tanti anni alla strepitosa Antonella Clerici, e quando, nella scorsa stagione, è sparito, grande è stata l'amarezza nei cuori dei suoi estimatori. Fatto sta che lui, almeno per il momento, non ha alcuna intenzione né di tornare alla base, né di operare sul piccolo schermo. Non è mai stato con le mani in mano e non ha mai smesso di occuparsi di cucina, di stesura di libri e di viaggi. Una passione, quest'ultima condivisa con la sua compagna. Parliamo di Selvaggia Lucarelli, tornata di recente in veste di sagace giudice nel parterre di Ballando con le Stelle. Per tutta estate Lorenzo ci ha deliziato con splendidi scatti, anche di paesi lontani e tantissime volte ci delizia anche ora con dritte culinarie con tanto di ricettine sfiziosissime. Sono spesso vegane e vegetariane, visto che lui non mangia carne, come anche la sua Selvaggia. I due sono entrambi molto chiacchierati e ora che lei è tornata in TV, lo saranno ancora di più. Ricordiamo che anche lui, per dovere di cronaca, ha partecipato come concorrente a Ballando con le Stelle, e che non l'ha vissuta molto bene. Lorenzo Biagiarelli nella bufera. Lorenzo è stato molto giudicato e non visto come semplice concorrente ma in quanto dolce metà della Lucarelli, cosa che non è andata giù a nessuno dei due. Ed è allora che si era mormorato del fatto che lei potesse non ritornare più nel suo ruolo di giudice. In realtà poi ha sempre accettato di ricoprirlo, dimostrandosi sempre all'altezza della situazione, anche, alle volte, commuovendosi. Adesso però Lorenzo è ancora nel mirino del chiacchiericcio, per via di una sua ex. Le parole sono veramente forti. Tutto è capitato da una fotografia di coppia, condivisa sui profili Instagram di entrambi che li raffigura durante una loro vacanza, in tenuta molto casual. Lei indossa un berretto a unghie color verde con una scritta che non è passata inosservata: "Noi siamo figli delle sagre. Smettila di spalare mera", parole che non passano inosservate. Un utente che chiesto alla stessa Selvaggia perché lei abbia deciso di rubare il berretto al presidente del consiglio e lei ha risposto con ironia, che lui non sa essere elegante. Tuttavia altri se la sono presa dando del raccomandato a Lorenzo, mentre altri ancora per la scritta "Ammo" didascalia che è stata postata sotto lo scatto, ovvero che siano gente semplice. A questo si aggiunge un utente che gli ha ricordato: "Sei in vacanza, potresti rilassarti e smettere di sparare mera su chi non ti sta a genio come al tuo solito, sarebbe bellissimo sai?" Insomma, a quanto pare non sono mancate le critiche per entrambi. Festa comunque il fatto che loro sono sempre seguitissimi e che qualsiasi cosa condividano possano contare su tantissimi like. Insomma, come la cronaca, compresa quella rosa ci insegna, quando dei personaggi sono anche fortemente criticati, di contro, sono anche molto amati, da una fetta assai elevata di persone.